Apre la conferenza di fine anno il presidente del Consiglio Enrico Letta, ringraziando ed esprimendo rispetto per il lavoro di democrazia che i giornalisti svolgono, perché la libertà di stampa, la dialettica e l'informazione più completa e trasparente possibile sono fondamentali. Il nostro paese quest'anno ha compiuto una svolta generazionale nel complesso. Ci sono varie tappe di quest'anno che hanno portato a questa svolta generazionale, senza precedenti nella storia repubblicana italiana. Oggi questa generazione è messa alla prova e questa generazione non può fallire. Se questa generazione fallisse, vorrebbe dire che tutti gli auspici di questi anni non sono andati nella giusta direzione. Io sono stato una parte di questa svolta, sento sulle mie spalle tutta la responsabilità e naturalmente tutta la difficoltà di questa vicenda e di quello che ci aspetta l'anno prossimo. Ma l'anno prossimo, complessivamente, questa nuova generazione avrà in mano la possibilità di far svoltare definitivamente l'Italia. Io sono convinto che questa nuova generazione ce la farà. Tira subito le somme, traccia una sintesi dell'anno appena finito accanto all'auspicio e alla speranza di un 2014 migliore. Tante domande e tanti temi alle quali il Premier ha risposto: riforme istituzionali, taglio dei costi della politica, IMU e disoccupazione giovanile. Sì, probabilmente e sicuramente ci sono tante cose che avrei potuto fare meglio, me le tengo dentro, ma non, guardi, per inseguire il consenso, un consenso immediato. Penso che la cosa principale sia oggi cercare di far sì che si riescano a cogliere per l'anno prossimo, per fare le cose che sono necessarie per il Paese, le opportunità che il 2013 ci ha lasciato. Io dico che nella discussione che faremo a gennaio sul contratto di governo, dentro quella discussione affronteremo tutte le proposte che i soggetti contraenti di questo contratto metteranno dentro questa discussione. Tutto ciò che aiuterà nuova occupazione sarà ben voluto. Letta utilizza poi una metafora medica per descrivere un'Italia in fisioterapia che sta cercando di chiudere un capitolo della sua storia. Io penso che abbia fatto bene Renzi e faccia bene il PD a parlare con Forza Italia sulla legge elettorale, così come sulle riforme istituzionali. Anzi, io da qui voglio dirlo con assoluta franchezza e con grande chiarezza: penso che per la politica italiana e per il raggiungimento degli obiettivi che citavo prima, mi auguro e mi sento di fare un appello a Berlusconi e a Forza Italia che non si facciano prendere la mano e scelgano la strada della deriva nichilista populista. Secondo me sarebbe un errore. Poi ovviamente non è una scelta che faranno liberamente loro, ma sarebbe un errore per il Paese. Trattati anche i temi in discussione alle Camere che portano con loro non poche polemiche, come l'abolizione delle province, una normativa diversa sullo ius soli e infine un piano d'azione che modifichi la percezione e il modo di agire del governo sul gioco d'azzardo, passando anche per una concreta riforma dell'istruzione, più borse di studio, più diritto allo studio e rifinanziamento per gli edifici scolastici. Prima delle elezioni europee e il prima possibile dobbiamo avere la nuova legge elettorale, dobbiamo aver fatto i primi passaggi di riforma costituzionale per il bicameralismo perfetto da eliminare, dobbiamo fare i primi passaggi sull'altro punto che non viene mai citato, ma secondo me è fondamentale per la competitività del Paese e per il corretto funzionamento, che è la riforma del titolo quinto. Quando ad aprile il mio governo ha ottenuto la fiducia, io avevo fatto una parte del mio discorso forte sulla questione dei costi della politica. Il nostro governo l'ha fatto questo punto e oggi i cittadini che vogliono contribuire lo potranno fare liberamente. I cittadini che non vogliono contribuire non gli verrà tolto un euro per il sistema dei partiti. Aggiungo tutta la discussione sull'eccesso di stipendi della classe politica. Tanti ne parlano, pochi fanno. Noi, il governo, quello che aveva promesso l'ha fatto, che è quello che rientra nelle nostre competenze. Abbiamo eliminato
lo stipendio di Presidente del Consiglio dei Ministri per coloro che sono già parlamentari. Si rivolge poi a tutti coloro, ed in particolare a Grillo, che sferrano continui attacchi e critiche al Capo dello Stato. Ritengo che in queste ultime settimane si sia invece passato assolutamente il limite rispetto agli attacchi nei confronti del Capo dello Stato e l'utilizzo, per esempio, da parte di Beppe Grillo di parole che sono parole totalmente fuori luogo. Il Presidente della Repubblica non soltanto non ha travalicato i suoi compiti, i suoi poteri, quelli che la Costituzione gli assegna, ma noi dobbiamo renderci conto benissimo qual è il tempo che stiamo vivendo. E dobbiamo renderci conto del fatto che il Presidente della Repubblica, con la sua azione, con la sua credibilità, con il suo rapporto profondo con il Paese, con la sua credibilità che ha trasferito poi anche nei rapporti internazionali, ha svolto una funzione fondamentale. Io credo che il Presidente Napolitano abbia salvato l'Italia. Ribadendo che la sua posizione non è quella di un primo ministro tecnico, conclude parlando dei prossimi impegni con l'Europa. Il tema dell'Europa sicuramente è quello principale dell'anno prossimo, perché se non chiuderemo questa lunga legislatura della sola austerità iniziata nel 2009, tutte le cose di cui abbiamo parlato fino adesso saranno tutte o più difficili o impossibili da realizzare. Noi abbiamo bisogno di una Unione Europea che entri nella legislatura della crescita, con le elezioni del Parlamento Europeo e con il semestre di presidenza che comincerà il 1 luglio. Ma il mio impegno sarà esattamente per far vedere che l'Italia dimostra che è possibile un'Europa che non faccia crescere i populismi. I populismi crescono se la politica è vecchia, inconcludente, incapace di fare delle riforme, disattenta rispetto a quello che i cittadini chiedono, e l'Europa se è un'Europa che è attenta soltanto al rispetto formale dei conti e dei parametri.